E la storia continua, appunto. Ecco cos'è uno stadio, come sempre le immagini rendono meglio di molte parole. È il luogo delle emozioni, come dicevamo, è il luogo dove si va a sognare, a imprecare, a esultare. E abbiamo visto la storia della Roma attraverso i suoi stadi. Il problema degli stadi, e salutiamo il presidente della Federcalcio Abete che è oggi con noi, non saluto tutti i presenti che sono davvero tanti tra le autorità e tra gli amici dello sport, perché farei torto a qualcuno se poi qualcuno omettessi. Dicevo, il problema degli stadi è il problema forse più presente alla coscienza, alla consapevolezza del calcio italiano per fare un passo importante avanti o forse per adeguarsi a tante altre realtà. Lo stadio è ormai fondamentale per la competitività, non soltanto nazionale. Lo stadio, gli stadi moderni e funzionali sono imprescindibili per coltivare speranze di ospitare ancora grandi manifestazioni calcistiche, europee e mondiali. E il tema dello stadio è stato sempre presente naturalmente, e per questo dicevo è un percorso che parte da lontano, quello che oggi arriva a una tappa importante, è stato sempre presente nel discorso della Roma, società quotata in borsa, che presentava i suoi progetti, che ha rispettato e nei quali c'era ovviamente la prospettiva di uno stadio della società. E allora lasciamo la parola al presidente della Roma, Rossella Sensi. Grazie. Scusatemi, ma leggerò proprio per non dimenticare niente, perché giustificatemi l'emozione di questo momento. Scusate appunto l'emozione in questo momento che mio padre, il presidente, ha atteso per tanto tempo dopo aver rilevato il testimone ideale da Dino Viola. Tutti e due avevano messo lo stadio di proprietà al centro del programma naturale di crescita della Roma. Oggi vi invito a considerare la nostra presentazione come il punto di arrivo di un percorso avviato dai grandi presidenti e di partenza di un lavoro da portare avanti con grande determinazione a fianco delle istituzioni. Prima di entrare nel tema vorrei ringraziare il sindaco onorevole Gianni Alemanno e il presidente della Regione Lazio onorevole Piero Marrazzo per la sensibilità e la disponibilità dimostrata verso quella parte della città che la Roma e la sua grande tifoseria rappresentano. Il loro impegno e la loro presenza ci spingono a fare sempre meglio e sempre di più nel tentativo di realizzare un'opera che sia degna della capitale del paese, della sua storia secolare, del nome e dei colori che ci onoriamo di portare in giro per il mondo giocando al pallone. Un grazie anche a voi tutti, presenti in sala, autorità, dirigenti, la nostra squadra, giornali, televisioni e radio. Questo prova che il calcio ha un ruolo sociale e il dovere di continuare ad essere il miglior spettacolo sportivo da offrire agli italiani. Per fare questo, prima di ogni altra cosa, abbiamo bisogno di stadi e di una particolare attenzione nell'idearli e realizzarli verso gli aspetti legati al sociale, al recupero di quella funzione tradizionale che aveva reso nel lontano passato, prima della TV, quasi magico per tutti ritrovarsi insieme a fare il tifo per la propria squadra, senza barriere, nella convinzione di scoprirsi amici di tanti sconosciuti per il solo fatto di essere uniti da una fede. La nostra scommessa è quella di riuscire a costruire un impianto concepito per la famiglia. Questa scommessa parte da una società, la Roma, statisticamente favorita dall'avere un tifo perfettamente distribuito, 50% uomini e 50% donne. Di fatto i nostri sostenitori sono già potenzialmente una grande e fantastica famiglia. Ora si tratta di dedicargli qualcosa che risponda alle esigenze di ogni singolo spettatore, rispettando il diritto di ognuno di essere servito come si deve all'interno e all'esterno, prima e dopo la gara, in totale sicurezza. Per un attimo desidero parlare da vicepresidente della Lega Calcio, a nome di tutto il sistema professionistico. I nostri club in Europa giocano ad handicap e pagano proprio la scarsa redditività dei loro impianti. Inghilterra, Spagna e Germania hanno da tempo promosso e realizzato stadi di proprietà, destinati esclusivamente al football, garantendo entrate significative e diversificate alle singole società, con spazi commerciali e un utilizzo quotidiano delle strutture. Questi stadi sono comodi, televisivi, hanno servizi e piacciono, soprattutto si riempiono. Il calcio in Italia appare nei confronti della concorrenza che opponiamo unicamente i ricavi da diritti TV, perdonatemi l'emozione, siamo costretti a vendere tutte le partite con il risultato di avere anche degli stadi spesso semideserti e televisivamente tristi. Guardando al prossimo futuro, seguendo la tendenza attuale, potremo perdere una squadra tra le partecipanti alla Champions League. La data prevista potrebbe essere il 2011-2012, a vantaggio della Germania. E questo lo dico anche alla mia squadra, che dopodomani giocherà in Europa League e che deve portare punti al calcio italiano. Ci potrebbe costare la quarta iscrizione alla principale competizione continentale. Noi pensiamo che la realizzazione di impianti destinati al calcio e studiati, secondo le aspettative dell'UEFA e del mercato internazionale, non potranno che favorire in futuro la possibilità italiana di
arrivare ad ottenere grandi eventi, limitando anche grazie ai nuovi modelli e tipologie di strutture i problemi di sicurezza. Tra poco vedrete il filmato, le prime immagini del nostro progetto, un progetto realistico che i tecnici poi illustreranno nel dettaglio delle varie componenti. Abbiamo lavorato sodo per avere le prime indispensabili risposte. Cercavamo un'area dove far partire iniziative e l'abbiamo trovata. Non abbiamo scelto l'Aurelia, sono state le ricerche di mercato, le distanze a dirci che doveva essere lì. Per arrivare a questo risultato sono state prese in esame tante differenti ipotesi. I nostri studi di fattibilità non potevano prescindere dall'area. Poi è venuto il resto, le caratteristiche tecniche, le scelte relative alla capienza, la definizione del corporate che vale in uno stadio moderno per il 70% dei ricavi, condizione determinante per permettere alla Roma il definitivo salto di qualità. Sul piano della crescita questa operazione consoliderà il nostro fatturato e assicurerà un'adeguata diversificazione delle fonti di ricavo all'altezza delle primissime società nel mondo, considerando che solo lo scorso anno abbiamo chiuso la stagione inserendoci tra le top 10 secondo Deloitte e Forbes. Nelle scelte effettuate abbiamo recepito le indicazioni degli esperti, chi ha lavorato per noi è in questa sala, alcuni hanno sviluppato esperienze in anni e anni girando tutto il mondo. Non ci siamo però dimenticati di guardare in casa. Le ricerche hanno toccato anche le categorie dei nostri abbonati, dei sostenitori abituati ormai a seguirci in TV, dei semplici simpatizzanti. I dati mi hanno colpito. Il 99% degli intervistati del nostro campione ha chiesto di puntare sulla visibilità massima per lo spettatore, riducendo la distanza dalle tribune al campo. Noi l'abbiamo ridotta al minimo. Sempre un campione superiore al 90% ha chiesto parcheggi, assenza di barriere, servizi adeguati, comodità e accessi rapidi. Soprattutto chi ci segue in TV e chi simpatizza invita a fare il massimo sforzo in termini di sicurezza per renderlo più rispondente alle esigenze delle famiglie. Coerentemente si chiede uno stadio per la famiglia, dove tutti pensano di arrivare almeno un'ora e 10 minuti prima dell'inizio e di andarsene un'ora dopo la fine gara. Pensate, il dato ha un suo profondo significato, che solo al 55% degli intervistati interessa che lo stadio sia bello. Gli esperti vi parleranno di ambiente, ecologia, di soluzioni innovative e rivoluzionarie, della reazione per tutelare il manto erboso, della capacità record di svuotamento in 5 minuti per quasi 60.000 persone, dei LED che offriranno messaggi e immagini a milioni di visitatori, agli stessi automobilisti in transito sull'Aurelia. L'impatto visivo sarà unico sia di giorno che di notte. Io ora vi ringrazio e vi chiedo ulteriormente scusa per l'emozione. Il modo in cui ho letto queste mie parole. Oggi presentiamo uno stadio da 55.000 posti, facilmente estendibile a 60.000. E il fatto che sia dedicato a Franco Sensi, ricordo di mio padre, ha per me e per tutta la mia famiglia un valore particolare, che spero sia comune alla gran parte dei tifosi romanisti e a quanti non hanno mai smesso di testimoniare il loro grande affetto nei confronti del Presidente. Grazie. L'emozione, Presidente, è comprensibile e direi anche apprezzabile perché, ripeto, stiamo parlando di un progetto di uno stadio chiamato Franco Sensi, quindi l'importanza del momento e l'emotività del ricordo naturalmente non possono non far nascere in una persona come il Presidente Sensi quel tanto di emozione che abbiamo colto nelle sue parole. Allora, com'è il progetto dello stadio Franco Sensi? Vediamolo e vedremo che è come davvero la continuazione di quella storia che abbiamo accennato col filmato precedente. Vediamo.